signore Sergio Reggiani, Dario Morelli, Massimo Lecco. Massimo, presenti tu per favore. Cristiano Turato, Carolina Fazzoni, Emily Cosavale, Cico Fazzone, Daniele Campà, Astrabeppe Carletti, Max. Sul palco si sta bene, lo devo dire, lo dico proprio, come dice mia moglie, tu sul palco ci morirai. Nomadi, così sia, 24esimo tributo ad Augusto Daolio, è il vostro nuovo disco, raccontiamolo. Ma guarda, tutto è partito dalla canzone Così sia, che è una canzone che ho pensato che fosse giusta per il momento di farla sentire alla gente, però ci voleva qualcosa, non potevo fare un disco in studio che era uscito esattamente un anno fa, e allora riascoltando lì i due concerti che avevamo fatto a Novellana in occasione del 24esimo tributo ad Augusto, ho sentito che c'era della bella sostanza, no? Ho fatto questa scelta comunque a prescindere dal fatto quelle venute bene o così, ma anche tenendo in considerazione il cammino nostro di questo mezzo secolo di musica. Se uno prende il CD, se vuole fare un'idea di come sono i Nomadi adesso, ascoltando questo, secondo me si fa un'idea. Stavo senza sete, come una da battuta, dove il vento l'autotreno, questo cielo ancora sereno, sempre scuotere l'estate nera. Chissà se pensi a me, così sia, che è l'unico inedito che c'è in questo disco, mette le mani nel piatto nella storia d'oggi in maniera forte, no? I Nomadi con questa canzone penso che abbiano dimostrato che sono sempre i Nomadi. Ma voglio credere, apri il cuore, riempilo di gioia. Ti chiedo l'ultima cosa, che è: che emozione speri di suscitare nell'ascoltatore di questo doppio album dal vivo? Ma io spero che condivida con me le emozioni che provo io ogni sera quando suono queste canzoni qua. Perché che se ne dica, molti sento colleghi che dicono suonare sempre le stesse canzoni. Io sono uno che dico, spero che queste canzoni di suonarle ancora, interpretare ancora per anni a venire, perché nessuno mi ha mai detto e ci ha mai detto dovete incidere quella canzone, abbiamo deciso noi di incidere quella canzone lì, e questo auguro veramente alle persone, chi vuole ascoltarlo, chi avrà la possibilità, chi lo comprerà, non so, comunque io credo che prova le emozioni, se prova le emozioni che provo io, che canzoni che suono già da mezzo secolo, allora l'obiettivo è raggiunto.